Ciao a tutti e bentornati da Karin. Oggi andremo avanti esattamente da dove eravamo rimasti la volta scorsa. Vi ricordate che Chicken Chicken stava per far fuori il povero Mr. Delight? Ma noi l'avevamo attaccato con le cornettina. Spammate tantissime cornettina nei commenti, voglio vedere una muraglia. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. E oggi andremo a vedere un personaggio che forse a qualcuno di voi manca, perché a quanto pare potrebbe essere vivo Dog Day. Non lo so, non sono sicura perché ancora non ho visto nulla, ma andiamo a scoprirlo insieme. Intanto qui Chicken Chicken ci stava rincorrendo in tutti i corridoi dentro le nuove stanze della Poppy Playtime. Ma vi ricordate che cosa è successo a Chicken Chicken? Se ve lo ricordate, provate a scriverlo nei commenti, e se non ve lo ricordate, tranquilli, state con me perché ve lo farò vedere e continueremo esattamente da quel momento in poi. Questo era un corridoio abbastanza spaventoso e lui era sempre più vicino, sempre più vicino, ma l'avevamo spiaccicato. E dopo che era stato spiaccicato da noi, guardate un po', quello è il braccio di Prototipo. Ebbene sì, se avete scritto che Chicken Chicken era morto e stato portato via da Prototipo, siete stati bravissimi. Adesso abbiamo rincontrato Mr. Delight, che a quanto pare sta bene, e anche Poppy, meno male. Ma ora dobbiamo scoprire se è vivo anche Dog Day. A quanto pare le era stata staccata la testa, quindi... Ma non si può mai sapere, perché qua c'è il laboratorio. Forse possiamo salvarlo? Andiamo a vedere. Entriamo nella nuova zona. Qua non mi ricordo se ci siamo mai stati, perché c'è talmente tanto casino. Guardate che bordello, veramente. Cioè, di tutto in terra. Sembra che ci abbiano combattuto dentro i dinosauri. È enorme. Dobbiamo aprire questa porta gigantesca. Sembra tipo un cavò con dentro un tesoro. Vediamo. Abbiamo messo la stella di Chicken Chicken, proprio come ci ha chiesto Poppy. Abbiamo messo la mela. Mi sa che dobbiamo mettere tutti i collari dei vari personaggi degli Smiling Critters. Quindi dobbiamo andare alla ricerca. Dobbiamo cercarli in giro. Oh mio Dio, quello... Non mi dire che è il corpo di Dog Day. Spaventoso, direi. Sto sentendo di Boogiebot. È una stanza del surgery. Surgery è proprio la stanza dove si fanno le operazioni, quindi forse c'è una stanza dove stanno operando. Non mi dite che Boogiebot ha operato Dog Day e l'ha salvato. Non voglio sperare in cose che non esistono. Prima devo vedere con i miei occhi. Abbiamo solo due segnini, quindi, per ora, messi nei loro buchi. Dobbiamo trovare tutti gli altri, quindi sarà dura aprire quella porta. E lui è Dog Day. Oh mio Dio, è vivo o è morto? Mi sa che per ora è... Bello che è morto, raga. Non credo che sia vivo. Ma stiamo portando? Oh mio Dio. Era il braccio di Prototipo quello? Stava cercando di prendere Dog Day? Ho visto bene? Meno male che siamo arrivati all'ascensore, perché Mr. Delight stava appunto dicendo: andate all'ascensore, andate all'ascensore. Ok, ci siamo. Dobbiamo solo trascinare su questo lettino il suo corpo, sperando che non arrivi nessuno da quell'ascensore maledetto e da tutte queste porte, che non promettono niente di buono. Lo sapete che nei giochi horror i corridoi così lunghi non sono il massimo, ecco. Ok, allora avevo capito bene. Boogiebot forse salverà Dog Day, lo opera? Beh, questo non sembra un posto dove fare operazioni, sembra un posto dove si fa il tiro con la pistola per allenarsi. Ragazzi, voi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, spammate like e ovviamente mettete nei commenti dei cuori arancioni. Preghiamo e speriamo che Dog Day si possa salvare. E adesso dove stiamo andando? Abbiamo da aprire una nuova porta.
Mi sa che dovremo trovare degli oggetti per aiutare Boogiebot, ma nel prossimo episodio, perché questo per oggi è finito. Ma andiamo avanti e dobbiamo scoprire qualche nuova storiella dei nostri amici. Che schifo quei denti di Crafticorn. Ma che cosa gli è successo? Scopriamolo qualche minuto prima. Mi sa che i piccoli catnip sono attirati dal topolino, come ogni gatto che si rispetti. Vogliono cacciarlo, vogliono prenderlo. Qualcuno ci ha legato un filo? Sono dei Smiling Critters smarti? Eccolo, ecco il topino. Era lì, ma adesso non c'è più. È fuggito. Siete così stupidi. Siete caduti nella mia trappola, lo sapevo. Oh, la cena è servita. Ok, mi sa che Crafticorn e Dog Day vogliono mangiarsi i cuccioli di catnip. Hey, what's going on? What a pity your daddy is away right now. I will tear your horn off so you can't use. Mi sa che adesso che catnip non c'è, vogliono provare a farli fuori, ma. Oh no! Lo sapete che tutto quanto il potere di Crafticorn viene dal suo corno e adesso ce l'hanno loro. Nothing terrible has happened. Or did it? Hello kids. How are you feeling? Ciao bambini. Come vi sentite adesso? Erano veramente enormi. Non voglio sapere cosa è successo a Crafticorn e a Dog Day. Passiamo alla prossima storia. Pensi quello che sto pensando io? Sì. Che cosa vogliono fare? Io non ho capito. Always ready, Hoppy. Take this, you ugly unicorn. Stanno tirando a il brutto unicorno qualsiasi tipo di oggetto che hanno a portata di mano. Libri, mele, carta. Hanno spaccato il suo corno. Certo, Crafticorn in ogni storia sempre gli viene spaccato il corno. Perché sono stati così cattivi con me? Si chiede il povero Crafticorn. Beh, in effetti. Hello, Crafty. Let me help you. Lascia che ti aiuti, Crafticorn. Di solito Prototipo non aiuta, fa solo fuori gli Smiling Critters e tutti gli altri personaggi. Ti ho preparato un nuovo corno? Ti sta benissimo. Non si è attaccato. È il momento della chirurgia, ha detto. Colla, scotch, seghe e trapani. 5 minuti dopo. Si stanno annoiando perché non hanno nessuno da bullizzare. Ma adesso Crafticorn è un attimo marcio, putrescente. Fa schifo. E sembra anche molto forte. Sarà la zombificazione, non lo so. E questi che fanno? Mi sa che nella stanza accanto i piccoli baby cat si stanno lavando. E come sempre catnip ha fatto il disastro. Sì, devi trovare un po' di colore. Ma anche catnip a volte ha bisogno delle vacanze. L'ultima vacanza che ha fatto con gli Smiling Critters era su una nave da crociera. E vi ricordate che cos'è successo, vero? Beh, se ve lo ricordate scrivetelo nei commenti. E se non ve lo ricordate ve lo dico io. La nave si era schiantata. Erano andati a finire su un'isola deserta. Stavano per diventare cannibali. Meno male che la signora Catnip ha salvato tutti alla fine. Questa volta però Catnip va in vacanza con lei, la sua fidanzata. E questo cos'è? Un flashback del figlio pazzo di questi due. Mi sa che vogliono andare in vacanza e liberarsi del piccolo. E l'hanno lasciato a quel povero Bobby Bear Hug, che mi sa che sta per fare una brutta fine con quei coltelli. Ma nel frattempo c'è qualcuno che li segue. Chi è? È la gatta cattiva, quella che Catnip aveva rifiutato. Quella creata dal CEO della Bobby Playtime. Scopriamola insieme. Small world, huh? È andato tutto di traverso a Catnip. Sono l'ex di Catnip. Non è vero, non è mai stata. Lei voleva, ma lui non l'ha mai voluta. L'ha anche obbligato a sposarlo. Hopefully not for long. L'ha appena accarezzato con la coda. Se fossi stata io la sua ragazza, l'avrei fatta fuori. Honey, do you think we should check in on Bobby and Junior? Make sure our baby's safe and sound. Baby? You have a baby? Oh
Ok, Catnip voleva andare a sentire se i bambini stavano bene e chiamando Bobby. E la ex fidanzata ci è rimasta molto male. I'll be back in a bit. Che questi due hanno fatto un figlio, mi sa. So, you two have a kid together, huh? Quindi voi due avete avuto un piccolo gattino insieme, eh? Sì, abbiamo un bellissimo matrimonio, guarda. Questa sono io, lei è la mia ragazza e lui è il nostro figlio. E tu devi stare lontana da noi, vattene, so, non stai in questa famiglia, te ne devi andare. You frisky little feline. If you think I'd give up that easily, you really don't know me at all. Della serie non mi conosci affatto se pensi che io rinunci a te per così poco. Sweetie, do you mind getting us more drinks? Yeah, Catnip. It will be nice to have. Andresti a prenderci un altro drink, Catnip? No buts, no buts. Just coconuts. Okay, I'll be right back. Don't do anything dangerous. Ok, torna subito. Non metterti in pericolo. Beh, io penso che la falsa ex di Catnip voglia far fuori la nuova ragazza. Ho paura per lei. Vediamo che cosa architetta. So, how do you know Catnip? Oh, believe it or not. Come hai conosciuto Catnip? Le ha chiesto. I didn't know Catnip had a girlfriend before me. Oh, yeah. A quanto pare lei dice di non sapere, cioè non sapeva che Catnip aveva avuto una fidanzata prima di lei. In effetti non ce l'ha avuta. Why didn't it work out? Oh, maybe we just grew apart. Maybe Catnip wasn't ready for commitment yet. Gli ha chiesto perché hanno rotto e a quanto pare lei dice che forse Catnip non era pronto per stare con lei e altre cavolate. With you out of the picture, Catnip will be mine. All mine. I'll get to live in your perfect little dream. L'ha fatta fuori, la sta affogando. Si sta facendo dei castelli mentali dicendo che adesso lei potrà essere la ragazza di Catnip se uccide l'attuale, ma non penso che funzioni proprio così nella vita. Ha provato a uccidermi, ha detto. Lei è pazza. E tu stavi con quella? No, lei mi stalkerava e mi voleva per forza, altro che ci stavo. Mi sa che stanno scappando. Certo non possono fare delle vacanze in santa pace, poverini. Beh, ha chiesto se sapeva guidare sto coso. Ci si prova. Li sta tamponando con una moto d'acqua. Non sta bene lei, è completamente pazza. Inizio a temere per l'incolumità dei nostri amici. Aiuto, aiuto, non so nuotare. Perché vai in vacanza al mare se non sai nuotare? Prima devi imparare, se no rischi di morire. Catnip è veramente pazzo. Qualcuno lo aiuti, presto. Sta affogando, è svenuto. Anche questa volta ha sputato un pesce. Meno male, è la gatta giusta. Nel frattempo, la stalker è affogata. Vogliono andarsene. Fanno le valigie e scappano o cercano qualcosa per contrattaccare? Ok, lei è molto preoccupata. Ha paura e ha chiesto di bloccare la porta. Ma entrerà dalla finestra? Se la dormono beati, per ora. Ovviamente ce l'ha fatta entrare. Ha rapito Catnip? Oh, what a storm. Non c'è più accanto a lei. Catnip? Quella è una lettera. Sicuramente l'ha scritta la stalker, quella lettera. Ci scommetto. Catnip? There is no way this is real. Snakekin must have taken him. Ha capito tutto. Ha capito tutto e si è subito messa a cercare Catnip. Lo troverà? Speriamo di sì, ragazzi. Oh, I gotta find him before it's too late.
Well, at least I know Junior's safe and sound. Spero che stia bene. Sì, il piccolo sta sicuramente meglio di tutti gli altri. Sta spaccando tutto. Il povero Bobby Berag lo sta rincorrendo per tutta la casa. Mi sa che è messo peggio catnap a questo punto. È stato legato a una barca. Here comes the bride. Vuole provare il matrimonio numero 2. Il primo è andato male. Proviamo un'altra volta. Non penso che ce la farai, cara. Ma poi non vuole sposarti, non puoi mica obbligarlo. Now, do you take me to be your lovely wedded wife? Vuole per forza diventare sua moglie e essere amata da lui? Yes, I do. I mean, I will, right after our vows. Oh, Cadnap. Ha finto. Ha detto, andremo a vivere insieme, ci ameremo, bla bla bla, certo, sono pronto per fare tutte queste cose. Staremo insieme per sempre e oltre. Faremo cose insieme come una moglie e un marito. Wait, why are you stalling? Because of this! Stava solo tergiversando e guadagnando tempo, aspettando che la sua amata arrivasse a salvarlo. Amore, mi hai salvato, ti amo così tanto. E ora torniamo a casa. Beh, penso che anche stavolta l'hanno scampata. E per concludere in bellezza, andiamoci anche a vedere dei disegni bellissimi di tutte le trasformazioni degli Smiling Critters. Prima in versione umana e poi con il zio pronto a mettere la testa del mostro. Siete pronti a vedere tutti quanti i disegni? Scrivete sì nei commenti e ovviamente commentate con il vostro disegno preferito. Andiamo a vedere tutti in versione umana e scegliamo quello più bello. Guardiamo, c'è Miss Delight, carinissima. Dog Day, stupendo. No, Catnap è meraviglioso, sembra davvero gattoso anche in versione umana. Abbiamo Hoppy, abbiamo anche Huggy Wuggy e Chicken Chicken. È impossibile scegliere, sono tutti bellissimi. Beh, noi ci vedremo nel prossimo video. Lasciate mi piace, iscrivetevi e ciao!